Benvenuto su Momento in Cristo Channel. Questo è uno speciale video di preghiera a Santa Lucia, la Vergine e Martire che divenne un modello di coraggio, fede e devozione a Dio. In mezzo a prove e persecuzioni, Santa Lucia non esitò a testimoniare la sua fede in Gesù Cristo, rinunciando a tutto, compresa la propria vita. In questo video vi invitiamo ad unirvi a noi nella preghiera, chiedendo l'intercessione di Santa Lucia nelle nostre vite. Sulla base del Salmo 27, che esprime fiducia e speranza nel Signore, meditiamo sulla vita e sull'esempio di Santa Lucia, e chiediamo il suo aiuto per perseverare nel nostro cammino di fede. Santa Lucia, patrona degli occhi ed esempio di fede per tutti noi, prega per noi in questo tempo di preghiera. Ispirati dal Salmo 27, vogliamo alzare la nostra voce nella lode di Dio, che è sempre con noi nelle difficoltà e nelle prove della vita. Come il salmista, anche noi possiamo dire: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è la fortezza della mia vita, davanti a chi tremerò? Santa Lucia, sei stata martirizzata a causa della tua fede in Cristo, e sappiamo che il tuo coraggio e la tua fedeltà sono stati rafforzati dalla certezza che Dio era sempre con te. Quante volte nella nostra vita siamo tentati di arrenderci di fronte alle difficoltà, di cedere alla tentazione di adorare falsi dei come il denaro, il potere o la fama. Quante volte ci sentiamo soli e abbandonati, come se non ci fosse più speranza. Ma la tua vita, Santa Lucia, ci insegna che Dio è sempre con noi, e che possiamo contare sulla sua protezione e sul suo amore. Perciò vogliamo anche dire con fiducia: anche se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non temerà. Anche se si leva contro di me una guerra, io confiderò in Lui. Sappiamo che la nostra lotta non è contro la carne e il sangue, ma contro le forze del male che vogliono allontanarci da Dio e dalla verità. Ma siamo sicuri che, come te, Santa Lucia, anche noi possiamo vincere queste forze, con l'aiuto del Signore. Continua il salmista: una cosa chiedo al Signore, questa è tutto quello che desidero. Abitare nel santuario del Signore tutti i giorni della mia vita. Godere della dolcezza del Signore e contemplare il suo tempio. Santa Lucia, tu che sei il nostro intercessore davanti al trono di Dio, aiutaci a tenere sempre lo sguardo fisso sul Signore, a cercare in ogni cosa la sua volontà e a vivere alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. Possa la tua vita e il tuo esempio ispirarci a perseverare nella fede, anche di fronte alle difficoltà e agli ostacoli che incontriamo. E che, come il salmista, possiamo dire: confido di vedere la bontà del Signore nella terra dei viventi. Aspetta nel Signore e sii forte, coraggio! Aspetta il Signore! Santa Lucia, prega per noi! Santa Lucia, tu che sei stata martirizzata per la tua fede in Cristo, comprendi cosa significa affrontare persecuzioni e sofferenze per amore di Dio. Tu che hai rinunciato a tutto, anche alla tua vita terrena, per non rinnegare la tua fede, aiutaci a perseverare nel nostro cammino di fede, a non lasciarci scuotere dalle prove che incontriamo nella vita. Come diceva il salmista, anche se mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, il Signore mi accoglierà. Santa Lucia, tu che hai abbandonato tutto per seguire il Signore, insegnaci a rinunciare a tutto ciò che ci allontana da Lui, per unirci più strettamente a Lui. Cerchiamo sempre la vera felicità nella comunione con Dio, non nelle cose passeggere di questo mondo. Il salmista esprime anche la sua fiducia nella bontà del Signore. Aspetta il Signore e sii forte, coraggio! Aspetta il Signore! Santa Lucia, tu che ti sei affidata totalmente alla bontà di Dio, aiutaci a coltivare quella stessa fiducia, anche quando le cose sembrano difficili o impossibili. Riponiamo sempre in Dio la nostra speranza, sapendo che non ci lascia mai e che sempre ci guiderà lungo i sentieri della vita. Quando affrontiamo difficoltà, è comune sentirsi deboli e scoraggiati. Ma il salmista ci ricorda che il Signore è la nostra forza e il nostro scudo. Il Signore è mia forza e mio scudo. In Lui confida il mio cuore. Santa Lucia, tu che hai confidato pienamente nella forza del Signore, aiutaci a trovare in Lui la nostra forza, per affrontare con coraggio e determinazione le battaglie della vita. Infine, il salmista termina con un richiamo alla gratitudine e alla lode: credo che contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Aspetta nel Signore e sii forte, coraggio! Aspetta il Signore!
Santa Lucia, tu che hai vissuto una vita di lode e di gratitudine a Dio, aiutaci a coltivare quello stesso spirito, perché la nostra vita sia testimonianza viva della bontà e dell'amore del Signore. Cerchiamo sempre nelle nostre preghiere l'intercessione di Santa Lucia, che ci aiuti a seguire l'esempio della sua vita di fede e di coraggio. Il Signore, per intercessione di Santa Lucia, ci conceda la grazia di perseverare nel nostro cammino di fede, e di trovare in Lui la nostra forza e la nostra speranza. Santa Lucia, prega per noi. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi dovrò aver paura? Il Signore è la forza della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi, miei avversari e miei nemici, si sono avvicinati a me per mangiare la mia carne, hanno inciampato e sono caduti. Anche se un esercito mi circondasse, il mio cuore non temerebbe. Anche se la guerra si levasse contro di me, in questo confiderei. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Poiché nel giorno dell'avversità mi nasconderà nel suo padiglione, nel segreto della sua tenda mi nasconderà, mi porrà sopra una roccia. Anche ora la mia testa sarà sollevata sopra i miei nemici che sono intorno a me. Perciò offrirò un sacrificio di gioia nel suo tabernacolo. Canterò, sì, canterò lodi al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce quando piango. Abbi anche pietà di me e rispondimi. Quando hai detto, cerca il mio volto, il mio cuore ti ha detto, il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Perché quando mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, il Signore mi raccoglierà. Insegnami, Signore, la tua via e guidami sulla retta via, a causa dei miei nemici. Non abbandonarmi alla volontà dei miei avversari, poiché contro di me sono insorti falsi testimoni e coloro che respirano crudeltà. Senza dubbio morirei se non credessi che avrei visto la bontà del Signore nella terra dei viventi. Aspetta il Signore, sii coraggioso, ed Egli rafforzerà il tuo cuore. Aspetta dunque il Signore. Salmo 27. Preghiera del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Perdonaci i nostri debiti, mentre perdoniamo a chi ci ha offeso, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiera dell'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ci auguriamo che questa preghiera a Santa Lucia sia stata fonte di conforto, ispirazione e forza nella vostra vita. Se ti è piaciuto questo video e vuoi seguire altri contenuti stimolanti, iscriviti al nostro canale Momento in Cristo e attiva le notifiche per ricevere i nostri aggiornamenti. Lascia il tuo like e condividi questo video con i tuoi amici e familiari, affinché anche loro possano essere benedetti dall'intercessione di Santa Lucia e rafforzati nella loro fede. Insieme possiamo crescere nella devozione a Dio e nella santità di vita, seguendo l'esempio di coraggio e amore di Santa Lucia. La pace di Dio sia con voi e l'intercessione di Santa Lucia ci aiuti a camminare con fede e speranza, affrontando tutte le prove della vita con fiducia nella bontà e nella protezione del Signore. Grazie per esserti unito a noi, e che Dio benedica te e la tua famiglia.